Questo numero di oggi, scusate, era sovrappensiero. Il 19 settembre 2001, numero 38. C'è questo bell'articolo su Topolino. Bello. Non si sa più. Topolino compie 70 anni e festeggia col satellite, il famoso topo sbarcato in Italia nel 1930. Ora lancia nello spazio. Nonostante la veneranda età, Mickey Mouse torna protagonista sul canale satellitare Disney Channel. Un nuovo cartone animato nel nostro paese piace che lo salva la generazione. Il 7 se fosse un mago dovrebbe essere rimasto poi il mago sono abiti in Italia da 70 anni è sempre più lanciato verso nuovi traguardi, fumetti, film, gadget, parchi di divertimento, navi da crociera. E ora persino la TV via satellite Disney Channel, che da noi compie il suo terzo anno di vita, ha il suo simbolo nell'inconfondibile silhouette dalle orecchie larghe. 70 anni d'Italia, Mickey Mouse sbarca nel nostro paese il 31 dicembre del 32. 4 anni prima il grande Walt Disney lo aveva lanciato nel primo cortometraggio sonoro, Willy del Vaporetto. E già dal gennaio del 30 la Walter e Disney Enterprise producevano delle strip giornaliere in bianco e nero. Il colore sarebbe arrivato nel luglio del 32. Con la storia Topolino e la Calapiacani, il suo successo non era sfuggito agli editori Nerbini di Firenze, che ne pubblicarono la prima avventura. In copertina c'era Topolino che stuzzicava un elefante, il direttore era niente meno che il nipote di Collodi, l'inventore di Pinocchio, Carlo Lorenzini. In realtà le sue prime apparizioni risalivano al 30, sull'illustrazione del popolo, e al 31, sul popolo di Roma. Al posto dei fumetti aveva delle didascalie a rime baciate, in stile signor Bonaventura, ma tanto bastò per fare dell'avventura del topo un caso nazionale. Il giornale aveva 8 pagine, un formato di 25 x 35 centimetri. Costava 20 centesimi e vendeva 50.000 copie. I racconti avevano un forte contenuto morale. E in Italia, nonostante fosse un prodotto della plutocrazia americana, era amato anche da Mussolini. Il figlio Romano era addirittura abbonato e vantava la tessera del famoso club. Quando nel 38 vennero messi al bando riviste e personaggi provenienti da altro cielo, lui si salvò. Dovette arrendersi solo nel 41 quando l'Italia entrò in guerra con gli Stati Uniti. La nascita di Topolino è avvolta da leggende e polemiche. Walt ha sempre raccontato che l'idea gli venne sul treno che da New York lo riportava a Hollywood.
Era il febbraio del 28, per il neonato studio di Walt Disney. Erano momenti. Scusate. Difficili. Inventa un altro personaggio e vedrai che ci salviamo, disse Roy, che era l'imprenditore della coppia, il fratello creativo. Così seduto su quel treno con la futura moglie Lillian, che lavorava per lui come inchiostratrice, Walt pensò ai topi che si giravano nel suo primo ufficio a Kansas City. Ce lo immaginiamo. Ecco, il topo è l'animale giusto, pensa dunque Walt. Ma che nome dargli? Lui pensa a Mortimer, ma Lillian lo bocciò, troppo sdolcinato. Gli disse meglio Mickey. Walt allora, in quello scompartimento, disegnò il primo bozzo del nuovo personaggio. Ma negli Stati Uniti non sono tutti a raccontare così. Stretto collaboratore di Walt era il disegnatore Abbey Works. È abbastanza chiaro che Topolino era un personaggio di mio padre, Abbey sostiene il figlio Dave. Dave spiega che Disney fece vedere a Works un bozzetto, ma il disegnatore lo scartò perché assomigliava troppo a Walt. Così ha preso un disegno di Walt con il dito nero da lui creato. Gli arrotondò gli occhi, cambiò la forma delle orecchie e lo trasformò in topolino. Settant'anni dopo l'arrivo in Italia, il simpatico faccione di topolino campeggia persino sul satellite. Da mercoledì 3 ottobre, infatti, riparte la programmazione di Disney Channel Italia, 24 ore su 24, senza pubblicità. E Mickey Mouse introduce film come Tarzan e i dinosauri, nuovi film, documentari, soprattutto House of Mouse. Il Topo Club, una serie ambientata in un locale in cui i più famosi personaggi Disney, la Biancaneve e Cenerentola. Scusate, da Biancaneve a Cenerentola, da Peter Pan ai Tre Porcellini, che suonano come Zecchiera e Lupo. Che suonano, scusate, con le zecchiere lupo, trascorrono il sabato sera. Ma non solo, Disney Channel lancia anche un concorso, Imagination Hour, in cui esorta i telespettatori a liberare la fantasia e a creare un simbolo nuovo utilizzando qualsiasi oggetto circolare, per formare i tre cerchi delle faccioni di Topolino. Chi vince andrà a studiare all'Accademia Disney. Alla Disney Academy, come dicono gli americani, come direbbero gli americani. Per informazioni telefono 039 83 82 21. Sì, dopo 70 anni è sempre lui il re della fantasia dei bambini. Mario R. Conti. Poi c'è un altro bell'articolo sul cinema. Il robottino David è il Pinocchio del terzo millennio. Il baby attore di Spielberg commuove Venezia. Nella favola del regista di E.T., il sedicenne Harry Joel Osment è un umanoide fatto di microchip, che come l'era di Collodi sogna di diventare un bimbo in carne e ossa. Nella realtà, spiega lui, sono normale, adoro i cartoni animati e vado in bicicletta. Dalla nostra inviata Antonella Mendola, che sei mica parente di quella Mendola. Vuoi vedere quante pagine era questo lungo questo articolo? Cazzo, sei lungo.
Ah, ma no, aspetta un attimo. Cosa finisce prima? Continua a pagina 58. Che cazzo di pagina è questa? Ha fatto un mezzo casino. Hanno inserito questo articolo su Stefania Sandrali all'interno dell'articolo sul film di Stanley di Steven Spielberg. È venuto fuori un mezzo casino. Vabbè, anche questo, boh, non si capisce niente. Io ve lo leggo lo stesso, noi ve lo leggiamo lo stesso. Ah, c'era anche questa. Sarà il boss dei do, do, dei Del, do, del Topo Club, scusate, Topolino con Pippo Mini, Pluto, Paperino e Paperina. Nel nuovo telefilm, cartella di Matteo, Mouse. Il Topo Club, in onda del novembre su Disney Channel. Qui è il boss di un locale notturno in cui si incontrano tutti i personaggi di Disney. Venezia, settembre, lacrime, tante lacrime, bisogno in cielo, non mediato da riflessione intellettualistica, di credere ancora nel linguaggio dell'amore, una gran voglia di correre ad abbracciare il piccolo robot detto, che come un novello Pinocchio aspira a diventare un bambino in carne e ossa e a ritrovare l'abbraccio affettuoso della madre. Di fronte alla favola del regista Steven Spielberg, usate AI, intelligenza artificiale. Io sono commovente, interprete di serie 13 anni, ma ne dimostra di meno. Lei c'è Osmond. A partire del Festival di Venezia, ha perso i freni inibitori, si è lasciato andare all'emozione. Finalmente si è sciolto quel grumo sordo di nichilismo che ci siamo portati nel cuore per tanti giorni. Via via che sullo schermo si avvicinavano le immagini di adolescenti perduti. Sopra, Alley Joe Rosman, 13 anni, con il regista Steven Spielberg del 54. Io voglio soltanto una madre, una mamma, una foto grande, una scena di AI, intelligenza artificiale, a sinistra, Alan John con Francis O'Connor. 28, nel film Sogno che diventi la mia mamma, dice lui. Alla fine scappa con Lucignolo, a destra, Alan John con Jude Law, 28. Una roba poco raccomandabile. La mia famiglia mi rottama e io fugo con lui per cercare la fata turchina spiegale. Da bully ai tu mamma también, da le soufflé a un stage, a wagon fumador, soltanto per citare qualche titolo, non abbiamo visto altro che piccoli mostri, ragazzi deresponsabilizzati che si drogano, bevono, stuprano, compiono vandalismi, uccidono. Consumano solo sesso e violenza.
una tetra galleria di anime morte, nella quale il piccolo robot David, che porta a spasso il suo orsacchiotto e cerca la sua fata turchina, è apparso come una luce, l'annuncio dell'innocenza ritrovata. Ma non è paradossale che sia un umanoide a riportare l'annuncio i buoni sentimenti? Alla fine del film si capisce che il robot ha ereditato il meglio della civiltà umana ormai finita, dice Alan, che davvero professionista alla sua lunga e risponde come un attore consumato che si è fatto su. Io penso che questo film tra molti anni sarà considerato profetico e mi voglio augurare che nelle macchine che escono dalle mani dell'uomo ci sia sempre un nocciolo di bene. Camicetta a scacchi come il pigami, come il picciamino che porta sul set. Il piccolo divo ha un invidiabile emplomb, vagamente trasognato. Alla James Stewart dicono c'è gli addetti ai lavori. Possibile che non si sia commossa a prendere sulle sue spalle i pattemi del robottino David. Steven, il regista sul set, mi aveva raccomandato di non battere mai le ciglia. Risponde prontamente. Ho adottato il self-control, anche se David è una figura piuttosto tragica. Mi sono commosso solo quando mi sono rivisto sullo schermo, ma non fino al pianto. Serio, preciso, ci credo, non lo incalzo. Non ho mai pensato che tu fossi un ramolito. Finalmente ride. Il piccolo Dimo, che ha stregato Venezia con i suoi occhi malanconici, che evocano un altro nome fantastico, sa anche scazzare lingua. È in laguna, scusate, è arrivato al volante di un potente motoscafo. Per rifare il verso alla Kidman, ha avuto la vetrina tutta per sé perché il regista Steven Spielberg non è venuto. Per ragioni familiari e religiose, uno dei suoi 7 figli in questi giorni deve compiere una tappa importante nel rituale del credo ebraico. È rimasto vicino a casa e al set di Minority Report con Tom Cruise. Si è limitato a inviare un intenso messaggio in cui ha ricordato come la realizzazione del film gli fu affidata dal caro amico scomparso Stanley Kubrick. Alan e John Osment si è presentato col padre Eugene, attore televisivo di secondo piano, quando entrano in possesso dei soldi guadagnati, che per ora aspettano in banca. La mia maggiore età dichiara voglio regalare a mio padre una bellissima Porsche blu metallizzata, se davvero veramente molto per il mio lavoro. È lui che visiona i copioni in prima battuta, anche se poi decidiamo insieme. La sorellina Emily di 9 anni che già calca le sue orme e la madre Teresa, anche lei attrice, hanno dovuto rinunciare a sostenere il piccolo nella seconda grande kermesse della sua vita, dopo quella hollywoodiana che l'ha visto protagonista agli Oscar, con la nomination per l'interpretazione di Sesto Senso. Qui a Venezia sono tutti convinti che il trofeo mancato quando vestivo i panni di Cole, sua faccia interlocutore di fantasmi, gli verrà assegnato adesso per la straordinaria performance del piccolo android. Ricordati che il tuo amore è reale, ma tu non sei reale. Mi raccomandava sul set il padre di E.T. e il giorno ce l'ha messa tutta. A volte spiega. Compito ma non si accenta, scusate. Ci sono personaggi che puoi ricavare dal tuo vissuto, da quello che vedi fare agli amici a volte. Come nel caso di David, questo non è possibile, allora devi macinare, puntare a ritrovare almeno delle similitudini tra il tuo probabile comportamento e quello del personaggio.
Per fortuna l'amore è una lingua universale e David non sa neanche di essere amato. Si può intuire quale sia il suo dramma, nel sentirsi rifiutato, respinto, proprio da colà che considera la sua mamma. Hai intelligenza artificiale, una fiaba filosofica, ricca di effetti speciali e trovate grandiose, ma anche di sottili allegorie. Che ci pone domande inquietanti sul destino dell'umanità. Siamo solo una modesta tappa in un percorso ormai dominato dalla tecnologia. La clonazione non è una terribile sfida, Dio creatore. I nuovi esseri ibridi nati in laboratorio saranno la sottospecie da usare. Scusate, o prenderanno il sopravvento. Più delle qualità morali, intellettuali, conteranno le abilità meccaniche e politico-funzionali. Come si capisce, le ambizioni di Spielberg sono altissime e forse si può leggere nella storia di David, come ebraico per nome ebraico per eccellenza, scusate. Piccolo robot abbandonato e destinato alla rottamazione, al metaforico calvario delle vittime di ogni lager della storia. La difficoltà maggiore, dice il dolcissimo interprete, non provate a restituire la fisicità del mio personaggio. Più bambino, più macchina. Che misura dare ai suoi gesti? Che velocità la sua andatura? Che tipo di reazione? Che tipo di tensione muscolare? Ne abbiamo discusso per mesi con Papa Simon. Prima di cominciare a girare, le scene più complicate sono state quelle nella foresta e quelle nelle quali il robot si sta avvicinando al suo agognato ideale di bambino in carne e ossa. Ma la mutazione non sarà mai completa, anche se nei suoi chip è scritto quel desiderio ossessivo di diventare un bambino che lo accomuna a Pinocchio. La trama del film, che per anni fu un progetto della cassetta di Stanley Kubrick, è tratta da un breve racconto del noto scrittore di fantascienza Brian Aldiss, pubblicato nel 69 dal titolo Super Toys, che durano tutta l'estate. Siamo in un futuro minaccioso, con molte città sommerse dall'acqua, perché si sono sciolte le calotte polari, abitate da Arg, umani e mecha, robot. La vita, compresa la procreazione familiare, è rigidamente programmata e le creature meccaniche servono gli uomini. Ci sono automi che cucinano, che fanno giardinaggio, che ridono, che tengono compagnia in salotto. David è fatto di sofisticati circuiti elettronici di silicone. È un piccolo robot di ultima generazione, creato dal geniale professor Hobby, William Hart. Ha un certo grado di sensibilità, sogna, prova emozioni. Ama, viene spedito nella casa dei coniugi Swinton. Henry, Sam Roberts, scusate, Monica, Francis O'Connor. Un edificio circolare pieno di oggetti futuribili. Un posto magico, ricordai il piccolo Osmond. Ero così intrigato da tutti quei gadget e quegli utensili strani che passavo la pausa a pranzo là dentro. Formidabili giocatori di Martin, giocatori che non ho mai vissuto da nessuna parte. Che non ho mai visto da nessuna parte, scusate, che susciteranno un po' di invidia tra i miei amici, perché io mi ci sono divertito parecchio. Martin e Jake Thomas è l'unico figlio della coppia. All'inizio del film è molto malato e perciò ibernato in attesa di una cura adatta a sanarlo. David, in un certo senso, ha il compito di consolare gli afflitti genitori. Ci riesce solo quando la diffidente Monica lo setta, dandogli il proprio imprinting. Allora le labbra del robottino si schiudono in quella suave parola, Mommy, mamma, che è una delle chiavi importanti del film. La pacchia purtroppo dura poco, può osservare il protagonista. Questa
Quando Martina rientra in salute, vengo brutalmente scaricchiata. Il mio povero robottino viene svillaneggiato, umiliato dal fratellastro e dalla sua cricca. Disperato, prova persino a farsi del male con una scorpacciata di spinaci, lui che non è programmato per certe funzioni organiche. Alla fine viene abbandonato come un cucciolo d'agosto. Insieme al suo giocattolo guida, l'orsacchiotto teddy bear, che è saggio e sincero. Sono state laboriose le scene in cui lo prendo in braccio, scusate perché è un aceccio che pesa 30 libbre. Sotto il pelo contiene 50 servomotori per fare un sacco di movimenti. È uno schianto di rannicchia, agita il naso e le orecchie. Acchiappa le cose, qualche volta mi capitava di pensare che fosse animato. Questo c'è di bello in un set di Steven Spielberg. Lui ti sa portare molto gradevolmente nel suo mondo di fiabe. Da grande mi piacerebbe diventare un regista come Steven. Mi ha regalato una bellissima edizione di Pinocchio in italiano, dicendo che arricchirà moltissimo la mia immaginazione. In inglese l'avevo già slato, è il libro più bello del mondo. Solo col suo arsacchiotto, David comincia il suo viaggio iniziatico alla ricerca della fata Turchina. E compie il miracolo e lo riporti tra le braccia della mamma. Gli fa compagnia un robot programmato come macchina di piacere per la signora, interpretata da Jude Law, un tipo poco raccomandabile, Rido Smith, che però dietro a me diventerà via via più umano e più buono. Con Jude ci divertiamo moltissimo, quando eravamo al trucco a guardare i cartoni dei Simpson. Bambino. Gira e gira, anche se è un professionista con i fiocchi. E nell'ultima scena ti strappa a brandelli il cuore e ti fa piangere tutte le tue lacrime. È pur sempre un bambino, stress da successo. Ma no, assicura lui, nessuno mi obbliga. E i buoni risultati non mi mettono in ansia. Sono un bambino normalissimo che va in bicicletta, gioca a basket, fa quinta come regolamentare la scuola. La famiglia è il mio approdo rassicurante dopo una giornata di lavoro. Io senza la mamma mi sentirei a pezzi, perché se capisco bene lo stato di David. Ho cominciato prestissimo, da appena 4 anni avevo già realizzato la mia prima pubblicità. Il cinema ti consente tante nuove conquiste, completa la personalità. Questa volta ho imparato persino a immergermi e a recitare sott'acqua. Mia fidanzatina, come andiamo? Gli chiedo. Non vedi che sarò ancora troppo piccolo? Un bambino. Protesto mentre le orecchie si imporporano, al tornare a mento. Non pensavo, siamo quasi a 29. Pensavo che ce l'avremmo fatto. Alla prossima, bellissima questa foto. Con la Kidman. Vi ricordiamo che questa rivista è del 2001, più o meno il periodo in cui sono crollate le Torri Gemelle. Alla prossima.